Lavori continuo, no? Noi abbiamo in mente di creare un polo per l'infanzia qui. Questa era una scuola dell'infanzia che ha necessità di lavori di ristrutturazione importanti, lì troveremo i fondi per farli e quindi qui costruiremo proprio un polo per l'infanzia, nido, scuola per l'infanzia e poi immaginiamo di recuperare alla sua vocazione originaria tutta questa struttura che era l'ECA, che era il centro proprio di assistenza alle famiglie, per creare proprio un supporto alle famiglie, quindi servizi educativi, servizi per le famiglie sul territorio. Anche in merito purtroppo alle scelte attuali del governo di accorporare le strutture scolastiche e quindi creare un po' di disparità, se non molta disparità sui territori. Oggi grazie all'amministrazione Manfredi facciamo esattamente l'opposto, riapriremo la futura struttura anche della Rocco Iema grazie ai finanziamenti del PNRR e quindi grazie a tutti i tecnici che ci hanno lavorato, all'assessore Striano, al sindaco Manfredi. Oggi il quartiere Mater Dei vive una bellissima giornata, vedrà finalmente restituire ai bambini del territorio un importante servizio, soprattutto per le famiglie. È stato inaugurato stamattina il nuovo nido Rocco Iema, trasferito nella struttura dell'ex ente comunale di assistenza in via Amato da Montecassino a Mater Dei. Una riapertura molto attesa dalle famiglie del territorio, preceduta da ingenti interventi per consentire l'apertura secondo i tempi prestabiliti. La prima fase del recupero è stata completata con risorse del bilancio comunale e sono partiti i lavori di riqualificazione con i fondi del PNRR. Il trasferimento si è reso necessario per realizzare nell'edificio di via Guglielmo Appulo un intervento di adeguamento sismico funzionale ed energetico e l'intervento rientra in un progetto più ampio finalizzato a trasformare la struttura in un polo per l'infanzia. L'apertura di questo nuovo polo educativo, che si è recuperata una struttura abbandonata da molti anni, che rientra in questo piano molto ampio di riqualificazione di tutte le scuole per l'infanzia che abbiamo con i fondi del PNRR, ma anche di ampliamento delle scuole utilizzando risorse comunali. Qui abbiamo fatto un investimento importante per garantire più offerta, soprattutto nei quartieri dove c'è una domanda importante di scuola per l'infanzia, quindi questo è un passo importante. È stato un intervento molto anche rapido perché c'è stato un anno di lavori e si è recuperato una struttura che era abbandonata, dove c'erano anche delle situazioni di illegalità con l'appartamento del custode occupato, e questo è un primo step. Poi dopo troveremo nuove risorse per recuperare ulteriori spazi e creare un grande polo educativo in quest'area.